9 denunce e 4 sanzioni amministrative per ubriachezza molesta con multe sino a 1.200 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati durante la notte appena trascorsa dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni illegali legati alla movida, in particolare connessi all'abuso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, senza tralasciare anche il disturbo alla quiete pubblica, il danneggiamento e imbrattamento di beni pubblici o comunque tutti quei comportamenti che non rispettano il decoro urbano. Condotte pericolose nel centro storico, una zona interdetta anche al transito pedonale in quanto ancora pericolosa per la pubblica incolumità. È il caso della notte appena trascorsa. 6 giovani studenti di età compresa tra i 23 e i 31 anni, infatti, a bordo dei rispettivi automezzi, sono stati sorpresi dai carabinieri a circolare in piena zona rossa in un'area compresa tra via Castiglione e via Giovanni XXIII, violando dunque l'ordinanza. Per questo motivo sono stati denunciati. Durante i controlli alla circolazione stradale, poi, un giovane aquilano classe 88 è stato denunciato per guida e stato di ebbrezza, ritirata anche la patente e sequestrato il veicolo. Altri 2 giovani aquilani, classe 89 e 96, sono stati denunciati invece perché sorpresi a rubare dei prodotti da un esercizio commerciale del posto. L'attenzione dei militari durante i servizi notturni eseguiti in occasione delle serate interessate dalla movida universitaria è da qualche tempo ancora maggiore, finalizzata a evitare comportamenti dannosi e pericolosi verso gli stessi ragazzi e verso terze persone. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, così come vuole il comando provinciale Carabinieri dell'Aquila.